Ciao a tutti amici, buongiorno, bentornati sul mio canale. Oggi ho un piccolo problema nel pollaio. Ho riscontrato i famosi pidocchi, acari e pollini, per cui andremo a fare una disinfestazione, diciamo, naturale. E come facciamo questa disinfestazione? Io in genere buttavo solo la calce, però mi è sempre andata bene. Non lo so, si vede che quest'anno con questo caldo pazzesco sono saltati fuori, boh, insomma, non lo so. Allora proviamo a fare un altro metodo. Prenderemo la pompa irroratrice, quella da dar l'acqua, diciamo, alla frutta, non so se avete capito, quella lì, perfetta. Benissimo. E andremo a spruzzare su tutto il pollaio, all'interno del pollaio, e sperando di eliminare definitivamente questo problema. Non vorrei utilizzare nessuna schifezza. In genere, come ho detto, mi è sempre andata bene. Io ogni tanto, quando pulivo il pollaio, ora non lo so, però diciamo una volta al mese buttavo questa calce idrata e mi è sempre andata bene, ma adesso niente. Per cui il primo lavoro che dobbiamo fare è pulire, è togliere tutta la roba da dentro il pollaio, per cui i nidi, abbeveratoi e mangiatoie le eliminiamo, le togliamo. Facciamo uscire le galline in modo che almeno non hanno nessun problema. Intanto ci abbiamo Zorro laggiù, non so se lo vedete, lì, tic, eccolo lì, che si sta mangiando le sue pagnottine. Adesso facciamo uscire anche le altre, e perché le altre non stanno uscendo, perché mi hanno regalato, ora ve lo faccio vedere. Qui ho un sacco di pane che mi è stato regalato da un forno, e in più mi hanno regalato un sacco di frutta e verdura, c'è anche della carta, e dopo l'andrò a pulire. Comunque mi hanno regalato un sacco di frutta e verdura, per cui li lasciamo dentro, che spizzicano un po', e poi usciranno, cioè sono già aperte, per cui possono fare quello che vogliono. Benissimo, dai, andiamo a togliere tutta la roba da dentro il pollaio e poi iniziamo a fare il lavoro sporco. Ok, abbiamo tolto tutto. Ah no, ce n'è ancora uno lassù, lo togliamo. Puliamo il pollaio dalle cacche e poi andiamo a fare la pozione.
Ecco qua, abbiamo preparato l'intruglio. Ho usato praticamente 1 chilo di calce idrata e saranno, ora vediamo quanti litri. Adesso andiamo a versare tutto nella nostra pompa irroratrice e poi andiamo a dare il prodotto. Intanto ci guardano i nostri amici. Dai che è andato a star meglio. Allora, litri, guardiamo. Ci saranno una decina di litri. Sì, una decina di litri, per cui 1 chilo più o meno per 10 litri va benissimo. Ok, andiamo. Adesso ne è rimasto un po' in fondo, diciamo nel secchiello bianco. Un po' più, ma lasciamolo perdere. Semmai vediamo se riusciamo già a coprire, va bene così. Ok, andiamo a darlo dentro il contatore. Ecco come si presenta dopo averlo trattato con la calce, tutto bianco. È anche bello. Lì poverina abbiamo la gallina storta. Ok, abbiamo finito. Allora, dove si erano annidati, diciamo? Erano in questi tronchi qua. Infatti adesso faccio questo tentativo, dopodiché se vedo che continuano ad esserci, niente, li toglierò. Sono questi due tronchi qua, metterò diciamo delle tavole. Ok, adesso lasciamo un po', diciamo, asciugare e poi intanto fa presto, c'è talmente tanto caldo anche oggi che penso che in un'ora sia tutto asciutto. Adesso lo chiudiamo, lo lasciamo asciugare e poi dopo rimettiamo tutto dentro.
Spero vi sia piaciuto questo video, sia stato utile. Se avete anche voi, diciamo, questo problema o se l'avete affrontato, come l'avete affrontato, mi raccomando, lasciatelo scritto sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel like e ciao a tutti.